Siamo quasi a primavera e anche il mercato videoludico si appresta a rifiorire. A marzo, infatti, arriveranno un bel paio di esclusive PlayStation 4 e Xbox One, e anche chi è rimasto affezionato alle sue vecchie console avrà di che divertirsi. Anche il febbraio appena trascorso è stato tutt'altro che scarno, e anzi qualche produzione di impatto è arrivata sugli scaffali. Nonostante una piccola battuta dal resto del mondo indie, davvero poco rappresentato questo mese, ci siamo tolti ben più di una soddisfazione. Vediamo quindi quali sono stati per EveryEye.it i migliori titoli delle ultime 4 settimane, ed eleggiamo il gioco del mese. Partiamo con il titolo che è riuscito a sorprenderci, oltre ogni più rosea aspettativa. Capcom e Double Helix hanno rispolverato un classico arcade datato 1989, portando sugli store online quello che può essere considerato un vero e proprio reboot. Ne è uscito un action game bidimensionale e frenetico come l'originale, ma stavolta attentissimo alla componente esplorativa e al backtracking. La struttura da Metroidvania è perfetta per valorizzare un ottimo level design ed un combat system tecnico e impegnativo. Longevo e divertente, Strider è una delle proposte più interessanti di febbraio. PopCap Games reinterpreta il suo classico Tower Defense e lo trasforma in uno sparatutto in terza persona dedicato esclusivamente al gioco online. Sarà lo stile fresco, irriverente e scherzoso, saranno i ritmi meno ossessivi rispetto a quelli degli shooter moderni, oppure sarà una insospettabile profondità che emerge dopo qualche partita. Fatto sta che Garden Warfare è un titolo divertente e ben studiato. L'unica pecca è legata ad una mole di contenuti non esagerata, una sola modalità cooperativa e due competitive per un pacchetto che non è apparso troppo corposo. Square Enix e Eidos Montreal riavviano la serie stealth ideata da Looking Glass Studio. Ci presentano così un nuovo Garrett ed una nuova città, in un titolo che con successo rilegge le dinamiche classiche della saga. L'ossessione per l'alternanza fra luci ed ombre, la capacità di generare una sorta di cleptomania virtuale ed un approccio ibrido a metà fra l'open world e l'avanzamento inquadrato e spettacolare sono i tratti più evidenti della produzione. Peccato per qualche stortura a livello narrativo, perché sul fronte delle dinamiche di gioco e dell'art design, Thief funziona davvero alla grande. Il nostro gioco del mese è invece Donkey Kong Country Tropical Freeze, un altro grande centro di Nintendo. Affidata alle mani esperte di Retro Studio, la nuova avventura di Donkey Kong si rivela veramente eccezionale. Tropical Freeze è un platform 2D estremamente vario, tenuto in piedi da un level design solido, ma soprattutto da un eccezionale lavoro di caratterizzazione grafica e artistica. Gli stage si riempiono di elementi in movimento e si permettono di esplorare l'eredità classica dei platform a 16 e 32 bit, in una serie di nostalgiche successioni. La presenza di tre spalle e di una ben bilanciata modalità cooperativa, nonché un numero di livelli sicuramente solido, rendono il gioco glaciale dello scimmione un grande successo.